A me ha colpito molto la storia di Domenico Martinucci, perché io sono una grandissima amante dello sport e li pratico praticamente tutti. Io mi ci rivedo molto in lui, perché il suo sogno era diventare un calciatore e a me piace davvero molto il calcio. Spero che anche da lassù stia vivendo un mondo migliore di questo. Oggi in classe abbiamo parlato delle vittime di mafia. Quella che mi ha colpito di più è quella di un ragazzo che si chiamava Antonio Montinaro e io sono nata nel suo giorno sfortunato. Questa storia mi ha colpito perché lui ha avuto coraggio. Io dico solo una cosa, dobbiamo avere il coraggio di noi stessi. Il mio unico pensiero è negativo, cioè che sono delusa, che non si parla abbastanza di questo argomento, che le persone normali vanno in questi giri, che si parla con troppa superficialità. E ringrazio tutti per avermi fatto vedere le vere storie e che tutto quello che succede non è lontano, ma molto vicino a noi. Quello che ho notato in questi video è che la mafia ha agito senza scrupoli perché, secondo me, i mafiosi sono troppo attratti dal possedere soldi e potere da non avere pietà di nessuno. Io raccomando a tutte le persone di ricordare queste storie e non ripetere questi errori perché, come ha detto Lea, il bene vince sempre. Quindi restiamo uniti e potremo vincere contro tutti. Io penso che tutte le numerose vittime di mafia, partendo da quelle che abbiamo visto oggi, siano persone da ricordare e siano uno stimolo per continuare a lottare contro le persone che hanno causato tutto questo male per avere finalmente la giustizia che il nostro popolo merita. Antonio Montinaro, un nostro compaesano, nonostante sapesse tutto il male a cui stesse andando incontro, ha preferito rimanere al servizio del suo capo, nonché suo grande amico. A me di tutti questi video mi è piaciuto molto il fatto che si è parlato più della vita che della morte di queste vittime innocenti della mafia. Inoltre mi è colpito il fatto che, come raccontato nella storia di Domenico, le mafie potrebbero agire quando meno ce l'aspettiamo. Dopo questo incontro sono giunta alla conclusione che bisogna comunque, oltre al sapere, anche ricordare le storie delle vittime innocenti delle mafie, in modo tale che queste persone non siano morte invano. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la testimonianza della figlia di Renata Fonte, la quale ha raccontato non la morte di Renata, ma il simbolo che lei rappresenta per l'Italia e anche per gli altri paesi del mondo.